ragazze, benvenuti a tutte nel mio canale. Questo è un video di prodotti che ho comprato quando adesso sono stata a Budapest. Ovviamente sapete che dove vado là mi piace comprare qualcosa e per la mia casetta, per le mie amiche, portare un pensiero che secondo me è una cosa trovo molto carina da fare, regalare qualcosa di quel posto per ricordare a quella persona, quella determinata persona, che in questo caso può essere la mia famiglia o le mie amiche, quelle più strette, che in quel momento, anche in quel posto, ti ho pensato. In più vi voglio mostrare dei prodotti che ho preso. Iniziamo subito. Cosa non potevo prendere? Arrivata lì, la tazza. Eh sì, perché sapete che io faccio collezioni di mug, ecco qui, le mug che sono meravigliose, cioè secondo me, e questa è quella di Budapest. Prima o poi vi farò un video apposito, perché me l'avete richiesto in tantissime, e quindi siccome aumentano sempre di più, perché poi tutte le persone sanno di questa mia passione, dove vanno me la comprano e me la portano, me la regalano. Ho preso anche calamite, ecco qui, questa proprio di Budapest, guardate che carina, con il ponte delle catene, il castello di Buda, vabbè ragazzi, comunque poi vedrete il video, ma Budapest mi è entrata nell'anima, è meravigliosa. Io non volevo partire, nel senso che non volevo lasciare la celletta, avevo l'ansia, la città, non è che era proprio nelle mie corde, però alla fine mi ha conquistata appena sono arrivata. E poi ho trovato questo che ovviamente io le straduro e non potevo non prenderla per il mio albero di Natale, e questa è la pallina di Budapest, eccola qua la pallina di Natale, tutta qui molto molto carina, e quindi la metterò sull'albero di Natale questo futuro anno che verrà, diciamo questo dicembre che verrà, va bene. Poi sono andata in un negozio che è più che ungherese, è francese. Ovviamente vi parlo di Phylon, eccolo qua, un negozio meraviglioso, e ho preso due cose. Ovviamente che cosa potevo prendere? Cioè, voglio dire, tutti si comprano chissà cosa, io vado a comprarmi la bilancia. Perché essendo a dieta mi serviva una bilancia da tavola piccolina e ho preso questa. Ma che carina, guardate questa qui a coccinella, un po' inquietante perché a me gli insetti proprio, mamma mia, io ho la fobia di tutti gli insetti, non ne parliamo proprio, quindi quando l'ho visto ho detto proprio nella mia cucina non è che ci sta bene, tutta blu, comunque ho detto vabbè, siccome ci serviva, Rosario non l'aveva trovato e io che cosa ho fatto? Mi sono presa la bilancia, eccola qua, e la sto anche utilizzando, quindi un acquisto comodo e utile direi. E in più ho preso anche un'agenda, una piccola, un block notes di Budapest, e lo utilizzerò per studiare, quindi tutti gli appunti e le cose, mi piaceva perché dentro tutti i fogli sono in questo, diciamo, decoro, in questo colore, e posso poi scriverci tutte le cose, mi è piaciuto. Poi tutto quello che è di colorato, notebook, penne, matite, voi sapete quanto io adori colorare, quindi ho detto sì sì, me lo voglio prendere. Andiamo avanti, all'Hard Rock, che una sera siamo andati a mangiare un panino, che io non l'ho mangiato, ma comunque mi sono presa questa maglia, eccola qui, che utilizzerò quest'estate, oppure per andare in palestra, o comunque sui pantaloncini corti, non so, sui leggings, molto molto carina, un colore un po' diverso dal solito, perché anche Rosario ha detto ti compri sempre cose con il nero, vabbè, comunque. E poi mi ha regalato queste, lui mi ha fatto un piccolo pensiero, guardate che carina, un amore fucsia, incredibile ma vero, con i due gattini e scritto Budapest, che carini, dolcissimi, vabbè. E quindi queste sono state tutte le cose che ci siamo, diciamo, comprati e mi ha regalato. Allora, andiamo avanti, ho trovato un BM e appena l'ho trovato mi sono fiondata dentro, ho preso un po' di prodotti, questa volta ho preferito molto più la skincare, provare brand che potevo non conoscere o comunque che non avevo mai provato, piuttosto che il make up, perché sì, il make up, vabbè, ne ho avuti tanti regalati, me li comprerò, però diciamo che in questo periodo la skincare mi sta dando tantissime soddisfazioni e credo che sia importante curare maggiormente il viso. Questo lo è stato
usato sempre, però ancora di più è un biglietto da visita anche per il lavoro che faccio, e poi è un modo di volersi e ancora più bene. Quindi ho preso di Himalaya Refreshing and Clarifying Toner, eccolo qui, questo brand che io qua non riesco a trovare, e appena l'ho visto ho detto voglio provare assolutamente il tonico. Poi ovviamente questi li utilizzerò un po' più avanti, alcuni li utilizzerò adesso, però poi vi farò sapere nei prodotti preferiti, nei prodotti terminati, bocciati, promossi, quello che realmente penso. Sempre di Himalaya ho preso lo scrub alle mandorle dolci, eccolo qua, non l'avevo mai provato. Io ho il gel esfoliante, ne ho preso uno in più anche quest'estate che devo ancora attaccare perché sto comunque finendo Clinique, e vedrò come, già mi piaceva il precedente, vedrò questo nuovo, ma poi utilizzerò anche questo esfoliante dopo gli altri che mi sono stati regalati. Sono stata da... aspettate, continuiamo col DM, e ho preso questo prodotto Luxurious Face Wash Cream di Nonique. Ovviamente è un brand che avevo sempre sentito parlare, non lo conoscevo, mi intriga moltissimo, al melograno, sapete questa mia passione per il melograno, vegan, e quindi mi piace pizzicare anche in questo mondo. Io non è che sono bio totalmente o comunque, però alcune cose mi piace provarle per poter anche dire la mia e casomai confrontarle, che non è la stessa cosa assolutamente, ma con i miei prodotti di profumeria almeno posso dare un consiglio in maniera maggiore e più consapevole. Abbiamo preso un dentifricio da viaggio, ma questo perché ovviamente quello c'era terminato e lo metterò nel mio beauty da viaggio. E ho preso sempre al DM questo struccante occhi che mi era stato consigliato della Garnier, e siccome lo vedo che sta spopolando su YouTube, ho detto prendiamolo, proviamolo, perché restano i miei top preferiti Lancome e Clinique, ma sono costosissimi, quindi mi piace, sapete, cambiare e provare, e quindi ho detto proviamo anche questi, già che questi ultimi che sto utilizzando non è che mi piacciono quasi per nulla. Ho ripreso questo di Yves Rocher, che invece ve ne avevo già parlato, l'ho trovato anche in offerta lì da Yves Rocher e me lo sono preso. Vabbè, che ve lo voglio dire a fare, campioni là non esistono proprio, quindi vabbè. Sono stata da H&M, veramente ero entrata, non ci crederete, per comprarmi qualcosa, ma onestamente quella moda un po' così non è che mi piacesse moltissimo. Ovviamente cosa potevo prendermi? Tutti i pennelli e le spugnette, e quindi mi sono presa questa sponge, guardate, vabbè, comunque Rosario appena l'ha vista ha detto ma ti sembra il caso, sì, la voglio prendere così, molto carina. E ho preso anche questo pennello con la spugna e la sua spugna, quindi lo voglio assolutamente provare. Ho preso quest'altro pennello, vedete, sempre con la spugna ma col taglio obliquo, quindi volendo anche proprio per applicare il correttore, e poi di spugne ce ne vogliono sempre, e queste piccoline che sono le mini sponge anche per i correttori, che la mia, ops, vabbè, che mi è stata regalata mi si sta già un po' consumando, e quindi da H&M ho preso queste, che appena le ho viste me ne sono innamorata, ho detto le voglio prendere. In un drugstore così chiamato, che si chiama Müller, invece ho preso delle altre cose. Sono andata in due volte e quindi mi sono presa vari prodotti. Allora, prima di tutto ero curiosa di provare il Dotto Organic, che non avevo mai provato nulla, e avevo chiesto consiglio alla mia amica Sara, che lei ama tutte queste cose bio, prova, naturali e quant'altro, di consigliarmi dei prodotti che lei avesse usato e che riteneva opportuno consigliarmi. E quindi ho preso il Moroccan Argan Oil Light Serum, eccolo qui, che credo che sia questo che lei mi andava a consigliare, e quindi proverò, sono molto curiosa ovviamente ad alternare alla mia skin care, perché io utilizzo i miei prodotti profumeria, però sapete che mi piace alternarli ad altri brand che anche non conosco. E ho preso questo che è il Breast Firming Cream, il prodotto per il seno altamente rassodante, questo mi intrigava tantissimo, detto no, lo voglio assolutamente provare. Poi vi farò un video dedicato, a parte le maschere che arriveranno, ma anche un video sulla mia routine del corpo, i prodotti che sto utilizzando.
Questo è sempre del Dr. Organic Lavender Deodorant, perché non sto trovando neanche pace con i deodoranti, devo dire la vera verità. Vabbè, comunque proverò anche questo e vi farò sapere. E poi ho preso di Veleda un altro prodotto al melograno, e di un brand che io avevo sempre sentito ma non avevo mai preso in considerazione, perché io qui non li trovo proprio se non online, va bene, ma dire che era arabo perché tutto scritto in ungherese, io veramente lì con Rosario che cercavamo di capire in traduzione simultanea in italiano, ho preso il contorno occhi, quindi questo è stato l'unico prodotto perché gli altri non è che mi intrigassero moltissimo, ho detto proviamo anche questo contorno occhi. Vabbè, poi Rosario invece si è preso un gel per lui, vabbè, perché le bustine di Merle Smule erano finite e lui senza gel non ci sa fare. Comunque, nella seconda ripresa invece, nella seconda andata, vabbè, volevo provare questi dei make-up carini, anche diversi anche da viaggio, li ho presi sia piccoli che grandi, va bene, e metto qua. Poi ho preso anche questi altri dei make-up, così da vedere un po' come sono. Ho preso questo prodotto sempre dell'Himalaya, la Nourishing Skin Cream, che devo dire la sto utilizzando all'aloe vera e mi trovo benissimo per il corpo, è piccolina e la utilizzerò proprio da viaggio, quindi me la conserverò perché questo è un formato che le 2 settimane che andrò in vacanza ad agosto è comodo per portarmelo dietro, anche perché io male non ne farò, e quindi è proprio l'ideale. Ho trovato, madonna ragazze, quando l'ho visto ho detto no, devono essere i miei, eccoli qua, coconut milk e coconut shampoo, i grandi, e quindi quando li ho visti ho detto no, me li devo prendere perché sapete che io li ho adorati, e quindi ho detto quando poi mi finiranno tanti altri che ho, utilizzerò questi, ma sono amore miei, ho detto sì, venite a me. Poi ho preso, vabbè, questi che sono i 2 EOS che non avevo in queste confezioni, sia il rosa che l'azzurro rigato, e questo a vaniglia e menta e coconut e milk, quindi devono essere proprio delle bontà. Ho preso un po' di maschere perché le volevo provare, sì, perché qua siamo ormai tutti nel mood delle maschere, eccole qui, di Terra Naturi, eccola qui, di Ava, eccola qui che anche non conoscevo, c'erano tantissimi prodotti ma mi sarei presa l'impossibile, ma ho detto va bene. Questa della Sky Benz, credo che si pronunci così, della Merz Special, eccola qua perché sono brand, presuppongo, ungheresi. E poi l'ultima, vabbè, l'Himalaya, questo che lo scrub me lo sono preso da viaggio perché avevo preso quello alle mandorle e questo all'albicocca, così me lo porterò quando vado fuori in bustina, è comodo. Avevo preso anche sempre della linea dello shampoo e balsamo coconut oil, l'oil che si applica sulla lunghezza dei capelli, profumato, e ovviamente anche per le doppie punte è l'ideale. Proverò, sono veramente super curiosa, non vedo l'ora e ovviamente vi racconterò. E per finire questi ultimi prodotti, sempre 2 dedicati per i capelli, la spuma Coco Loco, Coconut Mousse, tutto a base di cocco, non sono in fissa col cocco, vabbè, ecco qui, e questa spuma che io avevo finito Merle Smuller e sto aspettando che mi arrivi l'ordine, e quindi ho detto vabbè, nel frattempo mi provo anche questo qui, perché non avevano dei prezzi esagerati, ma vi dico la vera verità, non me li posso proprio ricordare. E ho preso anche un altro prodotto sempre profumato che si applica per dare anche lucentezza al capello, sempre a base di cocco, ovviamente poteva essere da provare questo brand. E per finire il rossetto della linea di Max Factor, aspettate, vediamo se della linea nuova, del trucco nuovo, la linea opaca, ho preso il colore 05 Matte Nude, aspettate che lo sto aprendo in diretta per svuociarvelo, mostrarvelo, perché nella collezione c'era anche un rosso bordeaux, ma ne ho tantissimi, quindi i colori chiari li ho, ma non è che li abbia poi chissà quanto. E quindi questo è l'astuccio, guardate quanto è carino, effetto velluto, e mi è piaciuto per questo motivo, ecco, si apre. Mi piace perché ha il logo proprio della X di Max Factor, che sembra X Factor, e questo è il colore. Questo rosa cipolla un po' antico, ovviamente da un finish satinato opaco, non credo sia proprio matte perché lo vedo poco lucidino, quindi un effetto satinato opaco.
Questi sono stati tutti i miei acquisti mirati prettamente per i capelli e la skincare. Vi ho mostrato delle cose che mi sono presa, delle mie, diciamo, degli hobby che io ho e delle collezioni che ho, e niente, spero di avervi tenuto compagnia perché è stato un video un po' estemporaneo dai soliti. Mi faceva piacere mostrarvi i miei acquisti. Vedrete poi anche il video vlog di che lo stiamo montando, ci vuole un poco di tempo, ma prima o poi arriverà anche quello. Niente, io vi mando un bacio grande, vi ringrazio dell'enorme compagnia che mi avete fatto e come sempre spollicciate se il video vi è piaciuto, perché così lo lasciate in home, anche un like va bene, o se preferite un dislike va bene lo stesso, e vi ricordo di iscrivervi al canale. Io come sempre vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al mio prossimo video super presto.